2 aprile del 1995. Gary McCoy domina e vince per la prima volta nella classe mondiale 125. Dopo una gara trascorsa sotto una pioggia torrenziale. Una grande prestazione per l'apertura della stagione, che darà la speranza di essere quella buona per potersi giocare le posizioni che contano nella classifica generale. Se però l'anno della vittoria sarebbe stato glorioso agli inizi, allo stesso momento si sarebbe trasformata in una delle stagioni peggiori di tutta la sua carriera. McCoy, a causa di una lite con i vertici del proprio team, verrà licenziato solo dopo 4 gare, terminando la stagione ai piedi della 22esima posizione. Gli ultimi anni in 125 furono abbastanza positivi, poiché dopo essere passato nuovamente ad Aprilia, Gary ottiene dei risultati mediamente discreti, riassunti nel 96 con una vittoria nel Gran Premio di casa e nel 97 con 2 terzi posti al Mugello e al Paul Ricard, concludendo la stagione nella top 10. Aoki's getting a real good run out of this. Onto the main straight. McCoy's got to hang on. Can he hang on? Aoki comes at him. McCoy leads him down on the draft. And look at McCoy. Go, Gatto! Fino ad adesso abbiamo trattato di un elemento completamente terra a terra, mettendolo a confronto con i propri avversari. Ma è da questo momento in poi che ci tornerà in mente il concetto di sconvolgimento degli equilibri, dove si vede la netta distinzione tra normalità e novità. Se all'inizio abbiamo visto un Gary difficilmente inquadrato dalle telecamere, nel nuovo capitolo sarà uno dei soggetti più al centro dell'attenzione. Anno 1998, l'australiano decide di fare la follia. In accordo col team Shell Advance di Honda, effettua il passaggio diretto alle indomabili 500 dei tempi, delle moto per piloti con la P maiuscola, con oltre 140 cavalli di potenza alla ruota. E per i meno esperti, 140 cavalli senza traction control e nemmeno anti-wheeling. Giusto per capirci, l'elettronica al posteriore era qualcosa di vago, non ancora materializzato. La bravura del pilota stava nel saper gestire la potenza del mezzo con l'uso della mano destra nell'acceleratore e con il piede destro nel freno posteriore. E ovviamente anche oggi nelle moto con l'elettronica più sofisticata del mondo è importante questo fattore, ma sicuramente all'epoca era molto più difficile. Dunque controllo di trazione e anti-impennamento equivalevano a dire totale sensibilità. Quella del 98 non fu una stagione particolarmente facile. Gary si ritrova a dover mangiare la polvere negli arti inferiori della classifica. E se le difficoltà erano già tante, l'infortunio alla caviglia dopo le prime 9 gare non lo aiutarono di sicuro. Questo accaduto gli fece pensare molto se avesse avuto senso continuare a rischiare la vita tutte le domeniche, tanto che la stagione del 99 sarebbe stata un'incognita. La parola cambiamento però avrebbe voluto dire nuova opportunità. La stagione del 99, d'improvviso, Gary riceve la proposta dal team Yamaha Red Bull WCM e questo accordo sarà quello fondamentale per poter portare avanti con i propri meccanici il sogno di poter battagliare con i più grandi campioni della storia del motociclismo. Il primo podio a Valencia, a bordo della sua YZR, lo vedrà battagliare negli ultimi giri con Kenny Roberts Jr. e Tadayuki Okada. Il giapponese è secondo, e alle sue spalle è francobollato dai due anglofoni. Un poco más separado, ¿eh? Sí.
Roberts Jr. a bordo della sua Suzuki RCV Gamma lo sorpassa all'ultima curva del tracciato e pochi secondi più tardi anche l'australiano numero 24 gli prende la scia e dopo il rettilineo principale gli mette le ruote davanti. Tercero Gary McCoy, quarto Okada. Y a ver qué pasa, porque ahí buscaba... All'ultimo giro Okada tenta il sorpasso alla curva Bernard Martinez, ma esagera troppo e va leggermente lungo. Addirittura Gary stacca ancora più avanti con un leggero traverso, ma l'unico compito ora è quello di portare la moto sana e salva sotto la bandiera a scacchi. E così fa, aggiudicandosi il primo podio nella classe maggiore del motomondiale, preceduto da Kenny Roberts Jr. in seconda posizione e dal compagno di squadra Reggie Laconi, che va a prendersi la vittoria dopo una gara praticamente in solitaria. Quale può essere il miglior modo per poter essere onorati se non vincendo la prima gara del XXI secolo in rimonta dalla nona posizione? E sarà proprio la gara di apertura dalla quale McCoy potrà veramente esaltare la sua qualità con il neo stile di guida di traverso. Stagione 2000, ci troviamo alla primissima gara del campionato, a Welcome, in Sudafrica. Gary parte nono, in terza fila. Al via il Pullman Jeep Now si fa subito sorpassare da Cieca Capirossi, che staccano il gruppone. Gary si trova un po' più indietro, alle spalle del trio Rossi, Krivil e Roberts Jr., distaccati di circa un decimo di secondo dai primi 5. Capirossi e Cieca intanto si stanno punzecchiando a vicenda e pian piano il gruppetto di testa si ricompatta. Al dodicesimo giro però accade l'impensabile. Valentino si stende alla penultima curva, dalla quale poi verrà raccolto dai commissari di gara. L'australiano del team Red Bull intanto si trova in ottava posizione, alle spalle del brasiliano Alex Barros e lo spagnolo Alex Krivil. Al quindicesimo giro tenta il sorpasso sul pilota originario di San Paolo, e così fa, e ora è settimo. Al giro successivo ritenta il sorpasso sullo spagnolo del team Honda Repsol, sesto. Gary è sempre rimasto lì dietro ad aspettare l'errore di quello davanti, studiandolo in ogni suo punto di debolezza. Quella tattica però non aveva più minimamente senso. Adesso è arrivato il momento di mettere il cervello in off e cominciare a fare lo show. Così come nessuno si sarebbe aspettato, Gary nelle retrovie comincia a martellare. Il trio che lotta per il terzo posto intanto si riaddensa e l'isolano oceanico si aggiunge alla festa. Al diciottesimo giro prova a sferrare la staccata del secolo, davanti a Gibernau, e affiancandosi prova a superarlo in una maniera che poteva essere considerata del tutto che composta. Ma lo spagnolo gli chiude la porta. Qualche giro più tardi però, ancora una volta alla curva 12, dove aveva superato Barros e Krivil, Gary scavalca la onda di Gibernau in pieno scodinzolamento, e adesso è quinto. Poche curve più tardi, oltrepassa anche il compagno di squadra Okada su Honda NSR e Roberts Jr. in terza posizione. L'obiettivo podio è stato raggiunto e adesso manca solo la ciliegina da mettere sulla torta, questa volta però con un po' più di sudore. Dopo diversi giri in cui il 24 va a stressare la Michelin posteriore in derapata, raggiunge il 2 di testa. E indovinate un po' quale poteva essere il posto migliore per sferrare l'attacco su Capirossi? Esatto, ancora lì. Che l'australiano il giorno prima abbia messo un talismano al cartello dei 50 metri non si sa, nessuno potrà averne mai conoscenza, ma quello che ora certo è che Gary sa di averne di più rispetto agli altri. E così, pochi giri dalla fine, viene fotocopiata la situazione precedente. Questa volta però la vittima è il leader spagnolo, quel giorno forse ne aveva un po' di meno. Gary nelle ultime curve dà il meglio dello spettacolo che potesse regalare per evitare di farsi riagguantare. Ed ecco che finalmente, in uscita di traverso dall'ultima curva, arriva anche per lui la gioia per la quale ebbe sempre lottato.
questa vittoria non fu solo meritevole per la grande rimonta, ma diede anche la conferma alla Michelin di essere stato l'unico pilota nel motomondiale ad aver sfruttato appieno, grazie al suo stile di guida laterale, lo pneumatico da 16 pollici e mezzo. Ed è anche da quest'ultima analisi dalla quale gli verrà assegnato anche il soprannome di fumatore di gomme. L'anno 2000 verrà ricordata come la stagione migliore di tutta la sua carriera. Gary, quasi ogni Gran Premio, è lì che se la battaglia con i più veloci per il podio e nella classifica finale totalizza 161 punti, piazzandosi quinto insieme al detentore del titolo, Roberts Jr., e gli altri Rossi, Biaggi e Barros. Il 2001 fu un anno altrettanto combattuto, rovinato purtroppo da un brutto infortunio a causa di una rottura al polso. Nell'anno successivo, come tutti ben sappiamo, il motomondiale subisce una grande trasformazione con il passaggio dei quattro tempi, anche se non fu del tutto radicale, poiché alcuni team gareggiavano ancora con delle moto di vecchia generazione duotempistica, e il team Red Bull Yamaha di Gary fu proprio uno di quelli. La YZR però non poteva essere minimamente paragonata alla nuova sorella sfornata in casa giapponese. La M1 era una moto totalmente più performante, e questa differenza che dovette sopportare il team gli costerà una sofferenza valevole per tutta la stagione. Gli ultimi tre anni nello stesso campionato non porteranno ad alcun risultato motivante, tanto che nel 2006, correndo solo tre gare dopo un'intera stagione nella Superbike, sarà l'ultima in MotoGP, e da qui si chiuderà un altro capitolo. Durante il periodo gara nella sua carriera, Gary è sempre rimasto lontano dalla sua patria isolana, e dentro di lui sentiva il bisogno di cambiare qualcosa nella sua vita. Dopo gli ultimi due anni in Supersport 600 con la Triumph, il Sydney Sider si rende conto che il suo talento e la tenacia che ebbe acquisito fin dagli inizi dovevano essere trasmessi a delle generazioni che ne avrebbero beneficiato, e così, al ritorno in Australia, decide di avviare un nuovo progetto con l'apertura della GMC Queer, una scuola di motociclismo basata sul dirt track e il motocross, ovvero quelle discipline che permisero a Gary di rendere molto più semplice la guida su strada. Il suo obiettivo è quello di aiutare i giovani ragazzi e anche persone di età più avanzate, per prepararli dal punto di vista tecnico e fisico alle vere gare su asfalto, trasmettendo loro, attraverso dei circuiti sterrati, quelli che sono gli allenamenti che lo hanno portato a fare di sé ciò che realmente è diventato. Infatti, durante un'intervista sul posto, lui stesso affermerà: «Penso che siano stati tutti quei giorni di asilo sul dirt, in terapia sulle 500 dei tempi, ad avermi permesso di mantenere il controllo del mezzo, esattamente come cavalcare un toro selvaggio». Frase che può essere considerata del tutto che dimostrativa, e su questo non c'è nulla da discutere. Certo, Gary non verrà ricordato come uno dei piloti più vincenti della storia, questo lo abbiamo notato tutti, ma non possiamo negare che sia stato uno dei più grandi rivoluzionari dello stile di guida motociclistico su asfalto, dal quale oggi anche altri praticanti del settore prendono di ispirazione per poter andare il più forte possibile, alla ricerca del limite per abbassare di quei decimi fondamentali il best lap di giornata.